Sindaco, questa mattina lei e l'assessore Felice Dierna, a nome dell'amministrazione comunale ma a nome di tutta la città, avete premiato al liceo scientifico Volta il professor Carmelo Maiorana. Perché questa premiazione? Spieghiamo chi è il professor Maiorana. Il professor Maiorana è un nisseno che ancora oggi parla con un accento nisseno ben evidente e marcato, che è una delle eccellenze dell'Accademia italiana. Lui è direttore di Dipartimento di Ingegneria Civile all'Università di Padova, è una persona che gestisce la ricerca in questo settore in ambito internazionale, gestisce dei corsi di laurea in Camerun in un rapporto di affiancamento dell'Università di Padova al paese africano. È una delle eccellenze che questo territorio ha saputo esprimere. E si annovera insieme a tante persone che in questi 3 anni io ho voluto incontrare, proprio a dimostrazione del fatto che dalla nostra terra nascono personalità di rilievo in tanti settori, non solo quelli dell'università, ma anche del mondo dell'impresa, del mondo della cultura. Siamo qui proprio per riconoscere il merito di questo nostro concittadino, ma soprattutto per spiegare ai ragazzi che non è vero che da noi non c'è niente. Da noi abbiamo delle risorse, abbiamo delle potenzialità che, come nel caso del professore Maiorana, vengono espresse. Ho detto ai ragazzi stamattina che per tanto tempo c'è stata una cultura che ha voluto cancellare l'idea del sogno, cioè ha voluto rendere il sogno qualcosa di stupido, qualcosa di banale, quasi un'utopia. Invece chi si realizza nella vita è perché insegue i propri sogni, crede fortemente in quello che vuole realizzare. Io spero che in questi anni insieme lo stiamo recuperando, questa aspirazione a realizzare i nostri desideri, perché solo così questa città cambia. È la dimostrazione che, come il professore Maiorana, ma altre persone che abbiamo incontrato in questi anni, l'elenco sarebbe lunghissimo, di persone nate a Caltanissetta e affermate fuori, significa che da noi le intelligenze ci sono.